con noi Fabrizio Giuliani, presidente della Comunità Montana del Parco Gola della Rossa e Frasassi e presidente di Federparchi Marche. Presidente, il parco è nato tra tante aspettative e contrasti. A quasi 15 anni di distanza, la presenza del parco ha migliorato la qualità della vita degli abitanti dei 5 comuni che ne fanno parte? Ma questo bisognerebbe chiederlo agli abitanti. Sicuramente il parco ha rappresentato per alcuni degli abitanti un'opportunità sicuramente positiva che alcuni hanno saputo cogliere e speriamo che sempre di più anche altri sapranno cogliere. Sicuramente c'è ancora un lavoro da fare, però nelle attività che riguardano per esempio il turismo, ma un domani speriamo anche l'agricoltura e anche altri settori, credo che il parco possa rappresentare appunto un'opportunità. Sono passati solo 15 anni, credo che un po' di lavoro sia stato fatto e altro bisognerà farne. Tra i contrari alla costituzione del parco, ancora oggi, c'è la convinzione che siano stati messi dei vincoli all'edificazione e alla caccia, favorendo il ripopolamento selvaggio di animali come il lupo e il cinghiale che arrecano notevoli danni. Non ritiene che ci sia del vero in queste affermazioni? No, assolutamente no. Nel senso che è vero che i parchi nascono per conservare l'ambiente, quindi in qualche modo pongono dei limiti. Ma l'intelligenza degli amministratori marchigiani, regionali e non solo, hanno fatto sì che il parco sia nato in modo tale da non porre ulteriori vincoli rispetto a un rispetto del territorio che era già previsto. Quindi per quanto riguarda le zone abitate, essendo il nostro un parco fortemente antropico, fortemente popolato, per esempio noi abbiamo riconosciuto la potestà dei comuni rispetto all'urbanistica ed ad altri settori. Per quanto riguarda gli animali, allora, storia dei cinghiali sarebbe lunga, io non la voglio fare lunga, diciamo che il nostro parco è un parco che fin dalla sua nascita, cioè dal lontano 1999, quindi 2 anni dopo la nascita, tra i primi in Italia ha introdotto il selecontrollo di questo tipo di animali. Noi facciamo fino in fondo il nostro dovere, sicuramente la sovrappopolazione e i problemi che la sovrappopolazione di questo tipo di ungulato crea non dipende dall'area protetta. Per il lupo la storia è molto diversa. Per il lupo noi abbiamo una legge nazionale, una delle poche importanti leggi nazionali che in tempi non sospetti, eravamo nel 72, ha protetto questo ungulato, il lupo. E praticamente questa legge ha fatto sì che con 40 anni di tempo il lupo ha ricolonizzato tutto l'Appennino, partendo dall'unico posto dove era rimasto, cioè nel Parco Nazionale d'Abruzzo, arrivando adesso addirittura in Francia. Quindi non è l'area protetta, ma una legge lungimirante del legislatore che ha permesso a questo importantissimo predatore di ritornare a ripopolare i nostri territori. Tra l'altro il lupo è l'unico vero, ritornando al discorso che facevamo prima, è l'unico vero antagonista del cinghiale. Quindi la presenza del lupo limita il cinghiale, quindi è una presenza positiva. Poi ci sono altri problemi rispetto al fatto che ci sono casi, devo dire abbastanza isolati, in tutta Italia, in cui i lupi attaccano gli allevamenti. Ma insomma, noi stiamo partecipando come Parco Gola Rossa e Frasassi a 2 progetti nazionali, uno con il Parco della Maiella, un altro con noi capofila nella Regione Marche, proprio per capire innanzitutto quanti sono questi predatori, perché nessuno ha una precisa cognizione di quanti siano attualmente sull'Appennino i lupi. E
poi per capire quali siano i provvedimenti da prendere, perché giustamente, legittimamente, gli allevatori devono essere tutelati. E questo si sta facendo, insomma. Quindi che le aree protette siano la causa è assolutamente una stupidaggine, e chi la dice mente sapendo di mentire. È vero che esiste un problema di sovrappopolazione per quanto riguarda la questione del cinghiale, che le aree protette, in particolare la nostra, da tempo stanno affrontando. Sappiamo che il Parco Gola della Rossa e di Frasassi è un vero scrigno di biodiversità. Quali ne sono le principali eccellenze? Ce ne sono tante. Alcune le conoscevamo, per esempio la meringia papulosa, che è una pianta preistorica. I dinosauri si sono estinti, sono i mammiferi della preistoria, e invece le piante, alcune sono rimaste. È come se avessimo nel nostro territorio un mammut o un pterodattilo o un altro animale. Questo è un vegetale, appunto si chiama meringia papulosa, ed è una pianta molto particolare che sopravvive solo qui da noi e nella Gola del Fucino. L'Università d'Ancona ha fatto uno studio da noi commissionato proprio ci è stato consegnato qualche mese fa, 2 anni di studio. Purtroppo questa pianta si sta molto riducendo, quindi c'è il rischio di estinzione. Stiamo sempre con l'Università di Ancona predisponendo un'attività per far riprodurre, per creare le condizioni migliori per far riprodurre questa pianta, per evitare appunto che questa pianta scompaia, che sarebbe veramente una cosa gravissima, appunto sarebbe una nuova scomparsa, per capirci, una nuova scomparsa di un pezzo della nostra appunto preistoria. Poi ce ne sono altri, abbiamo scoperto di avere nel nostro parco ben 21 specie sulle 28 conosciute di pipistrelli, cosiddetti chirotteri. Noi sapevamo di avere i chirotteri perché, essendo una zona carsica, soprattutto la Gola dei Frasassi, ma non solo, era oggettivo. Chiunque abita questo territorio sa che appunto ci sono i cosiddetti pipistrelli, i chirotteri. Però che ce ne fossero veramente così tanti, tante specie, 21 sulle 28 conosciute, era sconosciuto a tutti. Studi fatti negli anni, da ormai diversi anni, hanno portato a questa scoperta. Poi c'è l'unica aquila della provincia d'Ancona, come sapete è un altro animale, abbiamo parlato del lupo, abbiamo parlato della meringia popolosa, l'aquila è un altro animale a rischio scomparsa, quindi giustamente, fortemente tutelato. In provincia d'Ancona c'è solo una coppia di aquile, questa coppia di aquile stanno nella Gola della Rossa. Quindi, tornando prima alla domanda dei vincoli, sì, è vero che poniamo dei vincoli, ma sono mirati. Per esempio, il nostro territorio è un territorio votato alle scalate, nel senso che ci sono molte pareti interessanti dal punto di vista di coloro che fanno questo sport. Ecco, noi per esempio in alcuni periodi dell'anno proibiamo di scalare le montagne, che sono le pareti che sono attorno appunto a questo nido di aquile, ma lo facciamo perché sennò le aquile, che depongono un uovo all'anno, quindi non riescono ad involare il proprio figlio. Voi capite, appunto, un animale in estinzione, quanto sia importante che invece questa coppia di aquile che è nella Gola dei Frasassi riesca ad involare almeno un aquilotto all'anno, perché sennò il rischio sarebbe veramente quello di perdere questo maestoso e magnifico animale. Quindi, sì, il Parco Gola Rossa e Frasassi è uno scrigno di biodiversità, e uno dei nostri compiti fondamentali, principali, è preservare questa biodiversità. Sappiamo inoltre che è presidente di Federparchi Marche. Questo vuol dire che esiste un coordinamento regionale dei parchi? Sì, esiste ormai da tanto tempo, esiste un coordinamento nazionale dei parchi, dove la stragrande maggioranza dei parchi nazionali e regionali d'Italia sono associati. A livello regionale tutte le aree protette delle Marche, che ricordo sono 2 parchi nazionali, 4 parchi regionali e
7 fra riserve statali e riserve regionali, quindi 13 aree protette, le 13 aree protette delle Marche sono tutte associate in Federparchi Marche. Per noi giovani che crediamo nella salvaguardia dell'ambiente, ci sarà una speranza di trovare un lavoro all'interno delle aree protette? Questa è la grande sfida. Se noi riusciremo a far capire e a far accettare il fatto che le aree protette devono essere, oltre che il luogo di conservazione della biodiversità di cui parlavamo prima, anche e soprattutto il luogo dove sperimentare nuove forme di sviluppo sostenibile, se riusciremo in questa, che non è una facile battaglia, non è facile per niente, ma se noi che abbiamo la responsabilità di queste aree protette, il mondo ambientalista in generale che ha la responsabilità rispetto alle politiche ambientali del futuro, riusciranno a convincere i legislatori statale e regionale in particolare, far convincerli che questo è il luogo dove si può sperimentare il futuro, di fatto, allora credo che i giovani rappresenteranno l'elemento determinante per poter praticare questa nuova forma di sviluppo. Quindi in questo senso sì, nel senso che le aree protette possono diventare un luogo di incontro e di confronto rispetto alla sperimentazione del futuro. Questo però, come dire, in termini qualitativi più che in termini quantitativi. Quindi le aree protette devono avere anche un altro obiettivo, che è quello di favorire, sostenere lo sviluppo in senso lato, cioè delle attività tradizionali che hanno sì a che fare con l'ambiente ma non in maniera diretta. Ecco, in questo senso c'è un altro compito delle aree protette, che è appunto quello di sostenere lo sviluppo locale, anche se qualcuno dice che i parchi non debbono ridursi a mere agenzie dello sviluppo del territorio. Forse è vero, ma i parchi e le riserve, quindi le aree protette, devono essere anche un'agenzia di sviluppo territoriale, proprio perché i giovani rappresentano per l'ambiente la speranza per il futuro. Grazie. Arrivederci.